Domani alle 15 il Pescara in campo contro il Messina dell'ex tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Tutti a disposizione per il tecnico biancazzurro Alberto Colombo, che ha parlato poco fa in conferenza stampa, con l'eccezione di Pellacani. Farà dei cambi di formazione Colombo, turnover per Luca Mora, turnover per Lescano, spazio ad Aloi in mediana e a Vergani in attacco. Giocherà Crescenzi dal primo minuto. Il tecnico biancazzurro Colombo ha speso anche parole importanti per Gaetano Auteri: è un onore poterlo affrontare domani, lui per la categoria è un vincente. Andiamole ad ascoltare le parole del tecnico biancazzurro con le riprese di Diego Martelli. La squadra sta bene, nel senso che tutti sono convocati, per cui non abbiamo nessun tipo di defezione, e poi ce lo portiamo fino a domani, anche perché con voi vedo che è difficile sorprendere gli avversari durante la settimana, perché tutto quello che è una possibilità, insomma, viene espressa subito. Diciamo che è una scelta che potremmo fare, è un'opportunità, soprattutto perché ho l'obbligo, secondo me, di mettere in campo la formazione migliore. Quindi, se dovessi vedere delle flessioni, qualunque sia il giocatore, di spessore o più giovane, credo che io abbia il dovere e l'obbligo di trovare il momento giusto e soprattutto, come dicevo prima, l'obbligo di mettere in campo quelli che ritengo stiano meglio in questo momento, semplicemente questo. Che partita ci aspetta, mister? Ma una partita che per certi versi sicuramente è diversa dalle ultime giocate in casa. È complicata in alcuni aspetti, per esempio nella costruzione credo che ci saranno molti più problemi per l'aggressività che porta la squadra di mister Auteri, anche perché ci sono alcuni dati tra quelli che possono essere negativi del Messina, alcuni positivi. Per esempio, mi va di sottolineare come sia la seconda squadra del girone per passaggi concessi, meno passaggi concessi prima di recuperare la palla, quindi ha un'intensità di pressing molto elevata. Davanti c'è solo il Catanzaro, e già questo ti dà una dimensione, insomma, dell'idea di gioco in alcuni frangenti. E soprattutto è anche una squadra che ha tra le prime quattro, sempre del girone, come passaggi verso la tre quarti avversaria. Quindi è una squadra che tende a venire ad aggredirti e a giocare nella tua metà campo. È chiaro che poi ci sono altri aspetti, e speriamo di metterli a nudo, gli aspetti meno positivi dell'avversario. Però rispetto alle uscite precedenti non mi attendo una squadra che sia rintanata nella propria metà campo e lucri sulla fase difensiva per poi ripartire, anzi mi aspetto il contrario, quindi una squadra molto aggressiva, una squadra che poi quando entra in possesso palla ti viene a giocare nella tua metà campo, e quindi dovremmo essere bravi ad essere, se loro aggressivi, più verticali noi. Ci dice qualcosa su Auteri? Mai giocato contro di lui? No, le sue squadre? Non ho mai giocato, ma è sempre stato un allenatore ritenuto all'avanguardia, soprattutto negli anni precedenti, per un gioco offensivo, molto offensivo, dove le punte venivano valorizzate, i giocatori d'attacco creavano sempre e realizzavano sempre tantissime reti. È un allenatore che ha vinto tantissimo in categoria, e quindi era un allenatore fra i più quotati. Poi, come per tutti, possono esserci le annate più o meno positive, quindi assolutamente tutto il rispetto. Sarà, tra virgolette, un onore incontrare uno dei decani degli allenatori della Serie C tra i più vincenti, quindi sarà anche uno stimolo per capire come poterlo affrontare, quali difficoltà ti può creare e come poter controbattere alle sue prerogative tattiche. Io ho 20 anni in meno di carriera, quindi a oggi non ho vinto neanche un terzo di quello, io non ho vinto nulla, lui ha dimostrato. Poi le cose possono cambiare anche per me fra 3 settimane, quindi i giudizi che ci sono oggi, al di là della persona, togliamo la persona, ma so benissimo che il professionista poi viene giudicato per i risultati, e quindi forse anche la persona viene messa in discussione quando i risultati non ci sono. Quindi so benissimo come funziona il calcio, i risultati
a volte ci gratificano oltremodo, oltre i nostri meriti, alcune volte ci penalizzano oltre i nostri demeriti. Quindi questo vale per tutti, nessuno escluso. Prendiamo gli esempi di Serie A, di allenatori plurivincenti che oggi sono contestati perché non sono ritenuti all'altezza della situazione.